E salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Allora, quest'oggi faremo un video un po' diverso dal solito. Quest'oggi è sabato 27, sono le 21:01 ed è già tardi perché domani andrò ad effettuare la prima prova per il nuovo campionato italiano che farò quest'anno, uno tra i vari campionati che potrò fare quest'anno. Finalmente era quello che speravo di fare da qualche anno. Dunque, mi raccomando, ragazzi. Prima di continuare con il video, mi raccomando ragazzi, lasciate like, condividete il video, iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti. Arriverà il video della gara, non ho idea di cosa aspettarmi, quindi preparatevi perché potrebbe succedere veramente di tutto. E per un anno del genere dovete distruggere quel pulsante di mi piace, perché potrebbe essere l'inizio di una grande avventura. Qua c'è un gran casino perché domani andiamo a fare la prova e la prima prova è in un posto che ho visto solo su Google Maps prima di accettare l'invito alla gara, ovvero i laghi di Mantova. Mi è stato un po' raccontato, ho sentito un po' di pareri in giro, però io alla fine mi porto dietro tutto. Tra l'altro pure lo svantaggio di dover provare con un'attrezzatura che non userò in gara, che fortunatamente andrò ad utilizzare nel pre-gara il giorno prima. Non conosco il lago, ho solo le specie e promette bene, però mi hanno detto che è abbastanza difficile come posto. C'è il luccio, c'è il bass che però non si può pescare, c'è il siluro che però non è valido in gara, c'è il reale, c'è il perca, c'è il gatto, pesce gatto americano, e c'è l'aspio. Pesci veramente interessanti. Il campionato in questione è il campionato italiano predatori, quindi robettina leggera, giusto così per lanciarsi. Va bene? Allora, domani mi porterò dietro tre canne, non so perché poi ne ho quattro perché ce ne sono più, ecco. Che sono un attimo da settare. Allora, partiamo da quella più monta, un VIB con ami abbastanza distrutti, cioè da raddrizzare, quindi adesso vado a raddrizzare, intanto vi parlo. Allora, questo, come detto prima, non è l'unico campionato, si svolgerà in due prove e secondo Garda. Garda, il mio amore. Comunque ho cercato di prendere. Ho due canne da casting e una da spinning. Ho cercato di prendere le canne con le azioni più simili a quelle che utilizzerò in gara e quelle che mi parevano più corrette, tra l'altro. Non ho mai trovato il posto. L'aspio per me è ancora un'incognita, quindi sarà da divertirsi. La strategia di gara bisogna studiarcela domani, infatti si va per capire un po' dove sono i pesci, cosa mangiano, su cosa puntare, se puntare su una specie più di un'altra. Contate che il punteggio va alla top 5 pesci, quindi sarà dura per me. Seika TB100 che ha perca un sacco di soddisfazioni. Poi abbiamo la mia cara Spirit, la gara è tipo 6 ore se non mi ricordo male. Sì, domani quindi mi toccherà portare via un po' di tutto, perché contate che non sapendo che esche posso utilizzare, che colorazioni, che tipologia dovesse andare, ho detto porto via tutto, vado sul sicuro e vediamo di fare un po' il culo. No, dai. Se facciamo un buon risultato, meglio per noi, però sì, già portarci su una top 10 sarebbe già un buon risultato. Il mio compagno di gara, tra l'altro, andrò a conoscerlo domani e quindi sarà interessante, anche perché lui segue i miei video, quindi più o meno diciamo che sa il mio curriculum, i miei precedenti. Sarà da vedere là come riesco a cavarmela e sarà da capire come va la pesca lì in una giornata e mezza, diciamo, perché quella di prova bisogna già avere un po' le idee chiare. Un po' la storia la conosco, vi dico solo che c'è un gruppo WhatsApp, sono 44 partecipanti contando l'amministratore, quindi contiamo una quarantina buona di iscritti, che sono 80 persone, cioè siamo 80 persone a spartirsi un lato di due laghi. Sarà da vedersela, anche perché penso che gli hotspot siano veramente pochi. Domani andremo a vedere, perché ho solo visto su Maps, come avevo detto. TB100 su testina offset da 7 grammi. Come esche, vi ho detto, mi sono portato via un po' di tutto. Mi sono portato via la mia scatola intera di scartati, quindi jig,
che male non fanno. Spinnerbait e chatterbait, cioè questa piena, è piena ragazzi. Ho buttato dentro 2-3 spinner, quelli che mi potevano sembrare i migliori. Magari qualche piccolo luccetto lo riusciamo a tirar fuori. E niente, al massimo in gara mi preparo una canna per il luccio. È giusto per prova. Ovviamente metterò il cavetto, eccetera, eccetera. Poi, la mia mega cassettona piena di tutto, jerkbait, long jerk, top water, swimbait, gomme, crankbait a volontà. Un po' di roba. Poi, tra l'altro, filo Boss del 18 e del 25, che mi sto trovando un sacco bene. L'ho testato un po' tutto, reali, cavedani, anche siluri. Ho preso un paio di siluretti, il 18 tiene bene su un siluro da 80 cm, quindi direi che potrebbe essere una buona salvezza, dato che là è molto intricato. Ho preso una Seika con tutti Samu 45-50, vari Minnow, che non può mancare. E adesso mancano solo le gomme, che adesso starò a spulciare. Dunque ci vediamo domani mattina per 2 ore e mezza di viaggio. A domani. Right, time to wake up. Good morning. How do you know it's morning? Well, that's usually when people set alarms for, James. Now they might be having an afternoon nap. Alexa. All right, what time? Stop. C'è un cielo prevalentemente nuvoloso, con una temperatura di 10 gradi Celsius. Le previsioni di oggi indicano molte nubi, con una massima di 15 gradi e una minima di 6 gradi. Svegliati scansa fatica. Grazie a Jeremy di svegliarmi ogni mattina. Bisogna prepararsi. Sono già le 4.01. Beati loro che dormono ancora. Buono, ci sono 10 gradi, ancora tutto bello buio fuori. 10 gradi però fa caldo, sarà che deve piovere, chissà come sarà là. Partiamo. La strada manca 1 ora e 5 minuti, sembra il rettilineo del Mugello tutto dritto, vuoto, libero, è uno spettacolo. E niente, il mio Eurobeat che mi accompagna come sempre, soprattutto a questi orari qua. Speriamo di aver presto, che non vedo l'ora di vedere il posto e di iniziare a tirare un po' le mie esche, perché sono fermo da un po'. Tra l'altro c'è una bellissima luna che ci accompagna questa mattinata. Le porte delle 4.24, mancano 49 minuti di strada. E siamo qua che andiamo. Madonna, ma che bello. Stupendo, sto passando in mezzo ai due laghi. Bellissimo. Allora, sono appena arrivato, il posto è veramente bellissimo, soprattutto passare sul ponte con tutta la città illuminata è stupendo, mi ricorda molto il lago di Garda. Adesso aspettiamo il compagno e dopo aspettiamo che si alzi un attimino il sole, sta iniziando già a sorgere, bellissimo, e direi che si può iniziare a pescare. E tiralo fuori sto siluro! No!
Ok. Eccolo qua. Grande. Sì, Lipless, ma neanche tu scherzi come, comunque, eh. La cassetta là. Io ho delle lenti. No, neanche tu scherzi con i crank. Oh! L'ho visto, mi ha cacciato qua sotto. Qua sotto! Occhio. Guardalo là! Wow. Bello! Bellissimo! Bellissimo l'attacco! Vai! 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 Il mio primo aspio! Che pesce! Vai, vai, vai! Che ha preso in punta! Sto a tema. Oh! Vai! E vai! Sto tremando! Non so. 63. Con il boss del 18. Ragazzi, primo aspio della vita. Fantastico! Veramente fantastico! Attacco stupendo! Veramente un pesce. È il un cavedano, diciamo, dopato. Adesso andiamo a rilasciarlo e andiamo. Vai, ciao bello.